Seconda sconfitta consecutiva per la prima volta quest'anno, terza in 6 partite, delle quali 4 giocate in trasferta. Il Brescia viaggia al 50%, all'Olimpico subisce dalla Lazio un altro KO che si poteva evitare con un'iniezione di furbizia ed esperienza, per certi versi quasi una fotocopia di Bari. Primo tempo bloccato, le rondinelle partono bene, personalità, coraggio, se la giocano a viso aperto. Zambelli chiama Muslera all'intervento con un tiro da fuori, ma rimarrà anche l'unico segnale della prima frazione. La Lazio, sospinta da un gran pubblico, prende in mano il bastone del comando, sfiora il gol con un tiro di Brocchi, Sereni si distende ed devia in angolo, e soprattutto con una punizione di Zarate, ancora Sereni e super, togliendo palla dall'incrocio. Il Brescia dà l'impressione di poter controllare, ma viene punito nel suo essere poco propositivo. Al 44esimo Pega prima cade, poi in acrobazia riesce a negare il gol a Floccari. Passa un minuto e la Lazio va in vantaggio. Gran giocata di Hernanes che smarca Mauri, Zambelli non segue il taglio, l'ex rondinella non perdona. Gli uomini di Iachini capiscono che il momento di osare nella ripresa è tutta un'altra musica. Purtroppo sulla strada del sogno si oppone Muslera. Prima devia con i piedi un tiro di Zambelli dalla linea di fondo, poi al 14esimo fa un paratone sul diagonale di Eder che aveva fatto gridare al gol. Ancora un tiro da fuori di Ledesma, Sereni c'è e Diamanti, in crescita dopo un primo tempo in sofferenza, combina la frittata facendosi espellere. Già ammonito, non trova di meglio che fermare fallosamente Radu a metà campo. Inevitabile il secondo giallo che lascia le rondinelle in 10 uomini ed è anche il colpo del KO, perché con l'uomo in meno Brescia non può rialzare la testa andando a caccia di un pareggio che pure a inizio secondo tempo era sembrato possibile.